Caspita, 210.000 euro. Questa parola qua dentro vale al momento questa cifra. Rocco, debuttante subito alla ghigliottina con questa cifra. Grazie. A casa, come te la cavavi a casa? Alla ghigliottina? Male. Male? Male, male, male. Hai visto, vai, che invece qui l'atmosfera, il pubblico che fa il tifo per te. Che sa, che ne sa. Ci proviamo, dai, proviamo, metti pure le cuffie. Perfetto. Guarda, ti consiglio il filo dalla parte opposta, che stai più comodo. Okay. Se no mi tiro come Marlene Dietrich, con la pelle, con la catenina, col filo elettrico qua. Allora, Rocco, prima coppia di parole, in arrivo. Pietra o sasso? Pietra. Ghigliottina. E cominciamo benissimo. Era pietra. Seconda coppia di parole. Scegli tra buchi e vertigine. Vertigine. Ghigliottina. Stavolta è andata male, da buchi. Arriva la terza coppia di parole, Rocco. Questa. Argento o acciaio? Acciaio. Ghigliottina. E va benissimo, acciaio. Penultima coppia di parole. Abbiamo suono e naturale. Naturale. Ghigliottina. Sì, naturale. Ultima coppia di parole. Rocco, scegli tra regno e animale. Animale. Ghigliottina. Ed è la scelta giusta. Pietra, buchi, acciaio, naturale, animale. Da questo momento, Rocco, hai un minuto. Forza. Ok, sistemala pure lì coperta. Qui, sull'ingotto. Ah, sì, sistema la coperta. Sì, grazie. Sì, sì, sì. Ok, puoi togliere le cuffie. Ok. E invece estraggo dalla busta sigillata la parola che vale 105.000 euro. Che salutiamo. Ciao! È stato bello crederci per questi 60 secondi, ma... Non hai fiducia in quello che hai scritto? Per niente. Per niente.
Com'è andato il ragionamento? Ha vagato la mente? Io mi sono concentrato molto sulla parola buchi, perché penso che fosse quella risolutiva. Però non pensavo al formaggio coi buchi, ma non ci andava. No. E vabbè, raga, certo, poi ridete, certo. Però formaggio. Ho pensato a buchi di sceneggiatura, buchi nella trama, ma non ci stavano con le altre parole. Poi ho pensato l'uomo d'acciaio Superman, però c'è stava. Quindi poi mi sono buttato su una parola così che mi ha portato fortuna ai paroloni. Però sicuramente non. Hai visto mai, Rocco? Visto mai che. Hai visto mai che sia proprio statua? Statua di pietra, statua di acciaio, statua naturale. Statua con i buchi. Eh sì, le narici. Io, con animale come la leghiamo, statua? Qua l'unico animale sono io. Statua, vabbè, ci sono statue di animali, leoni, sì, ai lati dei portali delle cattedrali. A Venezia, però, per esempio, no? Piazza San Marco, ci sono. Però non c'è sta. Obiettivo. Senti, provo a darti una sesta parola. Vai. Vediamo se si incastra con statua, se sì, ti accende qualcosa. Pirata. Pirata. Se questo pirata stesse in un cartone animato, se stesse in una canzone. No. Se tu pensi a una canzone ti viene in mente niente con pirata. Capitano Uncino. Capitano Uncino, per esempio. No, c'è la canzone. Sì. Edoardo Bennato. Di Edoardo Bennato. E lì ci sono vari pirati, uno in particolare. Spugna. Lo ricordi? Spugna naturale. No? Spugna animale, perché è un animale acquatico. Sì. Spugna d'acciaio, quando le pulizie che dovrei fare a casa, che non faccio mai. No, mamma, quando vieni poi pensa le fai. Mamma. Ti compro le spugne d'acciaio e poi le fai. I buchi nella spugna. Sì, la spugna c'è buchi. E la pietra spugna è un tipo di travertino che si chiama proprio così, pietra spugna, perché c'ha i buchi. I buchini, si chiama pietra spugna. Quindi Rocco, la parola di stasera è spugna. È spugna, spugna, spugna. Però bravo, bravo! Hai conquistato tutti qui. Ci vediamo domani, Rocco. Dai.